a tutti ragazzi e bentornati di nuovo qui sul mio canale. Io sono Diegic e oggi, per come potete vedere dal titolo, vi mostrerò come andare a fare tutte le sfide di Deadpool di questa settimana. Ma prima di iniziare con tutto il video, vi ricordo che potete supportarmi nel negozio oggetti col mio codice creatore utilizzando il codice DiegicYT. E se l'avete fatto, vi raccomando di taggarmi su Instagram o fatemelo sapere qua sotto nei commenti se non avete Instagram. Un'alternativa, entrate nel mio gruppo che trovate qui sotto in descrizione. Detto questo, se siete nuovi, invito anche ad iscrivervi al canale e attivare la campanellina, perché mi trovate praticamente ogni giorno in live, tranne ieri che non ci sono andato perché ho voluto registrare dei video che vedrete praticamente settimana prossima, e soprattutto perché a breve ci sarà il contest per i 350 supportatori e vorrei tantissimi partecipanti. Detto questo, direi di passare a vedere direttamente quali sono queste sfide di questa settimana, soprattutto per poi farvi vedere come andarli a fare. Per come possiamo vedere, non è questa intanto, perfetto. Per come potete vedere, sì, Deadpool intanto sono queste di qua, sono praticamente due, e dobbiamo per prima cosa trovare i pantaloncini di Deadpool, cioè ovvero le mutande di Deadpool, e poi dobbiamo trovare i pantaloni di Deadpool. Adesso vi farò andare a vedere, vi farò vedere dove trovare intanto i boxer di shorts, ovvero le mutande di Deadpool, e poi faccio vedere dove trovare i pantaloni di Deadpool, che li andremo a trovare in una partita in questo caso. Per come ben sapete, per le sfide di Deadpool, ogni volta, tipo per la prima sfida, dovremmo recarci o da qualche parte qui in mezzo all'agenzia o bene o male qua. Ma per questa sfida già si sa dove saranno messi questi boxer di Deadpool, e a quanto ho capito verranno messi esattamente sopra questa poltrona di Mida. E praticamente noi andiamo qui, clicchiamo sulla cosa dei boxer e abbiamo fatto praticamente la prima sfida. Allora, praticamente per questa seconda sfida di Deadpool della settimana 9 in questo caso, comunque scusate se ieri non è uscito il video delle sfide di Mida, ma avevo sbagliato a registrarle praticamente. Praticamente noi dovremmo andare qui su questo palazzo qui di sabbie sudate e li andremo a trovare praticamente i pantaloni di Deadpool, che andranno a sventolare a mo' di bandiera attaccati lì. Io andandolo a fare adesso non me la farà fare ovviamente, ma almeno come giusto che sia avete la posizione esatta di questi pantaloni della cosa di Deadpool. Sembra se di care che me le fa vedere in questa clip, in questo video. Però intanto vi faccio vedere che il coso di Deadpool, il pantalone di Deadpool, se ricarica, eccoli qua. Li andrete a trovare praticamente sul palazzo più alto di sabbie sudate. Li troverete qui sventolare, e poi ovviamente andandoli a sbloccare. Infatti, se come vedete non li va, non vanno mai a interagire, perché sono riservati per la sfida di domani. Quindi per chiunque ancora non ha fatto questa sfida sa dove trovarli, e molto semplicemente andarla a sbloccare per poi sbloccare lo stile, quello aggiornato di Deadpool, che poi praticamente andremo a sbloccare questo stile aggiuntivo per la skin di Deadpool, ovvero X-Force Deadpool, che è un qualcosa di fantastico come colore. Giusto che anche il classico rosso ci sta, anche questo di qua stile X-Force. Peccato che non si può mettere subito, però anche senza maschera così a mio parere sta anche meglio. Però cioè andremo a sbloccare praticamente tutti oggi, quindi nulla di particolare. Comunque io spero che questo video vi sia piaciuto, spero che vi sia stato soprattutto utile per lo svolgimento di queste sfide, che finalmente vi ho fatto vedere anche come fare. Detto questo, spero che mi supportate anche nel negozio oggetti e arriviamo a 350 supportatori per fare questa estrazione. Detto questo, noi ci rivediamo in live questa sera dalle 21:30, massimo 22, per giocare tutti insieme a Fortnite. Non so se farò server privati oppure partite in squad con voi. Detto questo, fate iscrivere anche i vostri amici, perché siamo vicinissimi ai 20.000 iscritti, e direi di farli iscrivere proprio tutti, così almeno per fare quella cosa che vi ho sempre detto dei 20.000 iscritti, che lo scoprirete in live per voi nuovi soprattutto. E che c'è da dire? Io direi che per questo video è tutto, e noi ci rivediamo qui come sempre con un prossimo video.